Caro Vescovo Roberto, la Chiesa è piena, credo che un primo motivo sia quello proprio di conoscere il Vescovo, sentirlo parlare per la prima volta, incontrarlo. Ma conosco già tanta gente. Tanti ti conoscono, ma non tutti, e questa è la prima occasione per molti, ecco, di incontrare il Vescovo. Ma noi abbiamo anche un tema, ci siamo dati un tema per questa serata, ed è quella di riflettere con l'Arcivescovo su dove sta andando la Chiesa, provare a fare uno sforzo di immaginazione e chiederci, provare a cercare di capire come sarà la Chiesa fra 10, 20 anni, 30 anni. Lo facciamo con l'Arcivescovo potendo contare su due elementi particolari legati proprio alla figura del Vescovo Roberto. La prima, l'ha già detto il parroco Don Francesco, è che Monsignor Repole, prima di diventare vescovo a Torino, ha dedicato tutta la sua vita di studi proprio agli studi sulla Chiesa, la teologia della Chiesa, che fonda la Chiesa, e quindi ha condotto tutta la sua riflessione esattamente sul nostro tema di questa sera. Il secondo elemento particolare è che solitamente i vescovi arrivano da lontano, no? Sono persone che magari arrivano da un'altra regione, da un'altra zona d'Italia, e che devono dedicare un tempo, un certo tempo, a conoscere la Chiesa della quale si devono dedicare. Monsignor Repole è un vescovo venuto da vicino. È un vescovo, prima di essere stato vescovo è stato prete, è stato giovane, è nato in questa Chiesa, è sempre vissuto qua. E quindi, anche quando riflette sul presente, sul futuro della Chiesa, lo fa da membro di questa Chiesa. Ecco, sottolineo queste due cose per dire che l'occasione è bella. Abbiamo la possibilità questa sera di ragionare insieme, e lo faremo nel nostro solito modo. Prima ti porremo alcune domande qui dal tavolo, poi saranno a disposizione nella Chiesa dei foglietti con delle biro, perché chiunque possa porre una domanda all'Arcivescovo sul tema che più ritiene. Queste domande poi arrivano al tavolo, ti vengono girate. D'accordo? Perfetto. Allora, io comincerei subito a sollecitarti a partire da una notizia di cronaca che viene da Amsterdam. Poche settimane fa la diocesi di Amsterdam, che ha, se ricordo bene, 150 parrocchie, ha annunciato che nei prossimi 5 anni chiuderà 100 parrocchie su 150. Non è la prima diocesi a prendere delle decisioni di questo tipo. Credo che in Francia già siano accadute delle vicende simili, e comunque in Italia meno. E comunque è un tipo di notizia che un po' spaventa, perché la reazione di molti è: ma come, stiamo chiudendo la Chiesa? Allora la domanda che io vorrei porre in apertura, proprio partendo dai fatti, da quello che sta accadendo, è se noi per caso stiamo vivendo in una fase di arretramento della Chiesa, di scristianizzazione, se dobbiamo esserne spaventati. E in generale, che cosa sta accadendo? Bene, buona serata a tutti anzitutto, ben ritrovati a molti di voi, perché appunto, essendo di questa chiesa, con qualcuno ci si è già visti in tante occasioni, e ben trovati con quelli con cui ci vediamo per la prima volta. Spero che Alberto mi dia un po' di tempo per provare ad affrontare questa questione che è molto seria, molto profonda e per certi aspetti è un po' anche nel sottofondo delle prime mosse pastorali che come Chiesa di Torino stiamo vivendo in questo anno, mio primo di episcopato. Partirei un po' da lontano per provare a dare una risposta a questa domanda che è bella e inquietante nello stesso tempo. Partirei da lontano, partirei dall'inizio della vicenda cristiana. Che cosa è avvenuto all'inizio?
È avvenuto che nel popolo di Israele, che aveva la coscienza di essere il popolo eletto da Dio, un popolo scelto da Dio con una funzione però in ordine a tutti gli altri popoli, lì è accaduto un evento, e l'evento potremmo dire è proprio la persona di Gesù di Nazaret, il quale durante la sua esistenza ha annunciato il regno di Dio, cioè la vicinanza di Dio in mezzo al suo popolo, e ha cominciato a raccogliere attorno a questo Dio vicino gli israeliti che aderivano al suo Vangelo. È molto interessante, gli studi recenti ci fanno vedere che Gesù si è rivolto non anzitutto a tutti indistintamente, anche se noi con cultura moderna e postmoderna tenderemmo a leggere i Vangeli così, ma bisogna leggerli bene. Si è rivolto anzitutto agli israeliti, alle pecore perdute della casa di Israele, e questa metafora è interessante, cioè a coloro che avevano bisogno di essere radunati insieme per ridiventare il popolo di Dio. Attorno a chi però? Oramai attorno a lui e attorno al suo Vangelo, attorno alla sua persona. È interessante leggere per esempio alcuni passi del Vangelo di Matteo che, se non li comprendiamo bene, ci potrebbero anche un po' scandalizzare, quando per esempio una donna sirofenicia, che non appartiene cioè al popolo di Israele, si avvicina a Gesù a chiedere il miracolo. La risposta di Gesù ai nostri orecchi è persino indisponente, perché dice: io non sono venuto per voi. Segno che probabilmente lui aveva la coscienza che si trattava non di fare un altro popolo, ma di raccogliere in maniera definitiva il popolo di Dio che già esisteva. La sua morte e la sua risurrezione danno la consapevolezza a coloro che nel popolo di Israele hanno accolto il suo Vangelo e credono in lui, che oramai, appunto, Dio si è fatto vicino perché c'è lui, Cristo morto e risorto. E insieme danno consapevolezza, questa morte e questa risurrezione, cioè la sua Pasqua, che questo messaggio di unificazione dell'umanità in Cristo non poteva essere qualcosa riservato soltanto ai giudei, ma doveva essere aperto anche ai pagani. Vi prego di prendere coscienza molto bene di questo. Non è stata una vicenda semplice questa, basterebbe leggere tutto il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto che c'è stato un travaglio. Oggi si parla di sinodalità a proposito e a sproposito, spesso a sproposito, ma il primo evento sinodale, il primo concilio è stato a Gerusalemme, Atti 15, e la questione è proprio questa, no? Si può accogliere i pagani nel nuovo popolo di Dio, nel popolo di Dio ormai raccolto attorno a Cristo, senza farli passare per il giudaismo, senza farli passare per la circoncisione, oppure no? Questione molto dibattuta, che ha avuto l'esito che ha avuto. Ma questo mi interessa soprattutto mettere in evidenza: coloro che agli inizi tra i giudei e tra i pagani hanno aderito a Gesù Cristo, e per me aderire a Gesù Cristo ha un valore molto profondo, non è semplicemente hanno creduto con la testa, hanno pensato che lui fosse il figlio di Dio, no, hanno aderito vuol dire si sono giocati la loro vita, hanno deciso di deporre la propria vita nella vita di Cristo morto e risorto. Coloro che hanno fatto questo erano una minoranza rispetto alla stragrande maggioranza, che era fatta di pagani che addirittura osteggiavano
quella che noi chiameremmo oggi la Chiesa nascente, la Chiesa primitiva. Dunque, potremmo dire la Chiesa non nasce potendo contare sull'appartenenza di tutti. E non nasce neppure potendo contare sul consenso di tutti. Però, salvo smentite, mi sembra che la Chiesa di oggi sia ancora quella Chiesa lì. Non dovrebbe essere un'altra, se no vuol dire che abbiamo smarrito ciò che ci fa Chiesa, che è quel Gesù Cristo morto e risorto. I primi secoli cristiani sono stati segnati dal martirio e credo che oggi ci farebbe un po' bene ricordarcelo. Per dire che deporre la propria vita in Gesù Cristo significava anche in quel contesto di minoranza osteggiata correre il rischio di perdere la vita come lui per testimoniarlo. E le chiese erano delle comunità piccole che venivano a formarsi nelle grandi città del tempo, dove addirittura si celebrava all'inizio un'unica Eucaristia, il memoriale proprio non a caso della morte e della risurrezione di Gesù, perché attorno a lui ci si ritrovava. E anche dal punto di vista strutturale è interessante rivedere questa lunga storia che abbiamo alle spalle. C'era il vescovo, attorniato dai presbiteri, dai preti, dal presbiterio e dai diaconi, e all'inizio svolgevano un ministero insieme nella città, perché nella città i cristiani non erano una infinita maggioranza. E poi quando cominciano a diventare maggioranza e nascono delle comunità anche nei pagi, cioè gli anticipi delle parrocchie, che i preti si staccano dalla convivenza col vescovo e vanno loro stessi a presiedere delle comunità, e cominciate a vedere già dei modelli che assomigliano a modelli che noi abbiamo in mente. Ma mi preme di sottolineare che la Chiesa, che è la stessa di oggi, anche se sono passati 2000 anni, nasce così. E questo faceva anche sì che, più che mettere in evidenza le differenze tra i cristiani all'interno della Chiesa, la grande preoccupazione dei cristiani nella vicenda iniziale era di mettere in evidenza ciò che li accomunava rispetto a coloro che cristiani non erano. Per questo che non vediamo tanto, potremmo dire, la piaga del clericalismo nella Chiesa degli inizi. Attenzione, non che non ci fossero già dei ministri con la coscienza di svolgere un ministero perché ci sia la Chiesa, ma siccome si era una minoranza rispetto a una maggioranza di pagani che addirittura osteggiava i cristiani, si era più propensi a mettere in evidenza ciò che univa l'essere cristiani e molto meno ciò che differenziava. E quando finisce questa stagione, alcuni dicono, nasce la vita monastica, cioè quando non c'è più il martirio e la testimonianza a Gesù Cristo radicale che arriva fino al martirio, nasce la vita monastica come desiderio di radicalizzare ancora la professione della fede, la vita nella fede. Ma ecco, è un passaggio significativo che dobbiamo avere in mente, nel cuore. Che cosa capita quando finisce questa stagione? Lo sapete molto bene tutti dai libri di storia, capita che il cristianesimo prima diventa religio licita, no? E poi addirittura diventa la religione dell'impero.
smantellando, potremmo dire, tutte le altre religioni. E qui avviene un passaggio molto significativo per la coscienza di Chiesa che ancora noi abbiamo. Qual è questo passaggio? Il passaggio è questo: appartenere alla Chiesa e appartenere alla società dell'impero diventa un tutt'uno. Si comincia a nascere e ad essere cristiani perché si nasce nelle regioni dell'impero. Generalmente gli studiosi chiamano questo modo di esistere della Chiesa un modo di esistere secondo il dinamismo della cristianità. Gli studiosi distinguono cristianità da cristianesimo. Cosa si intende per cristianità? Si intende proprio quel modo di essere cristiani per cui non si è più una minoranza, neppure si è soltanto una maggioranza, ma si è la totalità. E appartenere alla società civile, appartenere alla Chiesa è un tutt'uno. Con annessi e connessi, siccome la cultura del tempo è la cultura imperiale, voi capite che è stato molto facile per certi aspetti essere Chiesa e assorbire anche quella cultura, quella forma mentale, ma non perché fossero più cattivi di noi o più sciocchi di noi, semplicemente perché a un certo punto, rispetto all'imperatore che era anche lui un cristiano laico, si comincia a dire: il Papa ha un potere superiore, però lo esprime nelle stesse forme del potere dell'imperatore. E qui ecco, voi vedete che non soltanto, come dire, la Chiesa coincide con la società, con l'impero, ma avviene anche un altro fatto, e cioè nasce appunto quello che noi oggi chiamiamo il clericalismo. In questo senso c'è qualcuno che rischia di essere più cristiano di altri. Per farla breve, noi dal IV secolo in avanti abbiamo normalmente ereditato questo modo di essere Chiesa, che si è tradotto poi anche in forme strutturali esteriori. Per esempio, abbiamo coperto tutto il territorio, perché ovunque c'erano semplicemente cristiani. Pensate una cosa che fa molto pensare: la parola missione, oggi tutti parlano, perché noi nella Chiesa purtroppo uno dei pericoli, io continuo a rimanere un teologo, c'è la deformazione professionale, no? Ma purtroppo nella Chiesa uno dei pericoli grossi sono gli slogan che si ripetono di padre in figlio, a volte anche tra celibi. No? Ma è una battuta, evidentemente, no? Ma è per dire, cioè, che poi sono degli slogan, no? Adesso tutti parlano della Chiesa in uscita, no? E allora sembra che sia tutto normale, missione. Però pensate che per una certa stagione si pensava che la missione fosse già fatta, non c'era da convertire nessuno. Fu la scoperta delle Americhe a riattivare, no, l'idea che si dovesse annunciare il Vangelo a qualcun altro, perché si era cristiani, si cresceva in una società cristiana. Noi abbiamo ereditato questo e abbiamo ereditato le strutture anche di questo. Per cui noi abbiamo coperto il territorio ovunque con la presenza di comunità, dando per scontato che tutti si è normalmente cristiani. E da qualche secolo, non è da qualche anno, da qualche secolo, diciamo così, con i colpi della cultura moderna, non possiamo perderci troppo qui dentro, ma qualcosa questa parola evoca in tutti noi, e certamente questa specularità, questa sovrapposizione società civile Chiesa ha cominciato a incrinarsi. E certamente, con tutto quello che si può dire, mi sembra che la teologia del Novecento e già dell'Ottocento e il magistero del Novecento, in particolare quel grande evento magisteriale della Chiesa che è il Concilio Vaticano II,
hanno cominciato a prendere consapevolezza che si trattava di ripensare la Chiesa non più secondo il modello della cristianità. La stessa Chiesa degli inizi, la stessa Chiesa di questa lunga parentesi nel regime di cristianità, la Chiesa che doveva aprirsi in un momento della storia e della cultura diversi. Pensando in particolare ai documenti del Vaticano II, in particolarissimo alla Lumen Gentium, che è la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, i padri conciliari fanno un'operazione molto interessante, dicono che cos'è la Chiesa? È il popolo di Dio. Ma chi intendono per popolo di Dio? Non tutta l'umanità, ma i Christi fideles, cioè quelli che hanno fede in Gesù Cristo. E che cosa sono? Qui usa una parola interessante il Concilio Vaticano II, il popolo di Dio, questi Cristi fideles, sono un sacramento, cioè un segno posto nel mondo di quella chiamata che Dio fa non solo ai cristiani ma a tutti gli uomini, alla comunione con Lui e alla comunione tra di noi, ma un segno. Dice Chenu, che è un grandissimo teologo dell'altro secolo, domenicano, dice che la Chiesa, ecco, dopo aver vissuto la fase pre-costantiniana di minoranza perseguitata, dopo la lunga fase costantiniana, l'epoca che io ho chiamato della cristianità, col Vaticano II apre la fase post-costantiniana, della post-cristianità. La apre, perché sono passati 60 anni, ma siamo ancora lì a digerire non soltanto una teologia che ha offerto dei contributi nuovi, non soltanto un magistero, quello del Vaticano II, che ci fa vedere delle cose nuove, ma intanto l'avanzare della fine della cristianità, veloce, con la secolarizzazione, via di seguito, non mi perdo tanto. Ma che cosa voglio dire? Voglio dire che prendere, e vengo dopo questa lunga storia a rispondere in maniera precisa però alla tua domanda, prendere consapevolezza di questo significa prendere consapevolezza che per noi si tratta di essere la stessa Chiesa di sempre in modi di presenza e di appartenenza rinnovati. Forse verrebbe da dire più simili a quelle degli inizi della vicenda cristiana, nel futuro probabilmente meno simili a quelle della lunga stagione in cui appartenere alla società civile, appartenere alla Chiesa era un tutt'uno, con una fatica certamente in più rispetto alla prima vicenda del cristianesimo, che è il fatto di venire da una lunga storia in cui siamo stati non soltanto maggioranza, ma la totalità. La grande fatica che noi facciamo è questa, cioè è come ripensarci, non essendo più la totalità, forse neppure più la maggioranza, non con quella freschezza degli inizi, dove si era minoranza, ma si era negli inizi, ma con il grande peso, potremmo dire, di secoli in cui abbiamo ereditato questa mentalità e anche certe strutture, e ci è difficile immaginare forme diverse. Se dovessi usare un'immagine, direi così: la grande fatica che noi stiamo facendo, pensando al presente e al futuro, è di trovarci in un guado, in un passaggio. Sappiamo molto bene ciò che abbiamo ereditato, il modo di essere Chiesa che c'è stato, lo conosciamo, siamo anche molto affezionati a quello, perché è l'unico che conosciamo. Si tratta di passare a un altro modo, che però non abbiamo ancora in mente e soprattutto nella carne, in tutti i suoi dettagli. E questo può creare un po' di sconcerto, un po' di timore, non dovrebbe crearne troppo, avendo, potremmo dire,
una visione solida di ciò che la Chiesa è stata ed è, perché non è detto che appunto per essere Chiesa bisogna essere tutti e bisogna essere una maggioranza, soprattutto, e finisco, e poi magari approfondiamo anche con le altre domande la questione, non dovrebbe crearne troppo pensando che al centro della Chiesa, agli inizi, nella lunga stagione costantiniana e anche oggi, rimane lo stesso Gesù Cristo, morto e risorto. Grazie. Io citavo la diocesi di Amsterdam, ma anche nella diocesi di Torino la prima questione che tu hai posto già prima dell'estate, con una lettera, una brevissima lettera diffusa nelle parrocchie a tutta la diocesi, è stata esattamente quella, se io capisco bene, di prepararsi a un cambiamento della nostra presenza sul territorio anche in questa chiesa di Torino. È così? Sì, è così, proprio perché mi sembra di avere abbastanza consapevolezza che ci siamo strutturati così, coprendo il territorio pensando che tutti siano cristiani, coprendolo poi in quella forma della cosiddetta parrocchia tridentina, cioè secondo quel modello dove il prete è praticamente quello che conduce, no? Un po' la vita di una comunità cristiana, però appunto possiamo pensare che non necessariamente ci dobbiamo strutturare così, ma non è che finisce la Chiesa. Non è che finisce la Chiesa. E mi sembra che tra le tante questioni, ma poi ce ne sono altre evidentemente che bisogna mettere sul tappeto, una prima questione è proprio questa. Guardiamo come abitiamo il territorio. Per territorio, siccome mi hanno fatto questa piccola osservazione, io allora colgo l'occasione per esplicitare bene il mio pensiero, per territorio non intendo il territorio geografico soltanto, il territorio socio-antropologico, no? Come abitiamo la società degli uomini e cerchiamo di abitarla secondo le nostre forze, in un modo sereno, che ci faccia essere Chiesa come ieri, come l'altro ieri e possibilmente come domani, perché non è detto che se potremmo dire là dove c'era un prete, c'era una comunità che viveva la vita cristiana in quel modo lì, avviene qualche cosa di un po' diverso oggi, non ci sia più la Chiesa in quanto tale. Se qui dove si celebrava l'Eucarestia non si celebra più, ma si celebra da un'altra parte e ci spostiamo da quell'altra parte, non esiste più la Chiesa, non esiste più quell'immagine di Chiesa che tu hai ereditato e che hai vissuto, cioè che scendi di casa e vai lì perché copre tutto, ma d'altra parte, in altre parti del mondo, dove non hanno vissuto la vicenda della cristianità, è normalissimo che tu prendi e a volte anche a piedi fai decine e decine di chilometri per celebrare l'Eucaristia insieme alle tue sorelle e ai tuoi fratelli, per essere molto concreti, ecco. Oggi prendiamo la macchina o tutti i mezzi di spostamento per fare qualunque cosa, dall'accompagnare i figli a scuola, allo sport, alla piscina, per andare a fare la spesa, non vedo perché non possiamo essere un po' meno comodi, ma questo non vuol dire che è finita la Chiesa, è finita la nostra comodità o una certa comodità. Ma a me interessa che, non che siamo comodi, ecco, nella Chiesa di Torino, mi interessa che siamo vivi nella Chiesa di Torino, che è una cosa diversa. Ecco, questa Chiesa che comincia a riflettere su se stessa e anche a mettere in conto una revisione delle sue forme, vista dall'esterno, continua a essere riconosciuta come un'istituzione molto importante su tutto quello che attiene, diciamo così, i temi del sociale. Il Papa, in questo momento invocato come autorità mondiale, è invocato come mediatore per la pace in Ucraina, è un'autorità mondiale, riconosciuta ben al di là del mondo cristiano. Ma venendo alla nostra città, solo questa mattina il Comune di Torino ha affidato
alla diocesi, al vescovo attraverso il suo delegato, 20 appartamenti, alloggi, perché la chiesa torinese faccia il mestiere che sa fare molto bene di curare delle situazioni abitative per chi è senza casa. Questo ruolo della chiesa è ancora oggi ampiamente riconosciuto e invocato, almeno io vedo questo, capisco questo. Per altro verso, il ruolo che la chiesa era abituata ad avere nel informare i comportamenti della massa, i comportamenti morali, le regole di vita, invece è molto meno evidente. I temi tipici, alcuni temi importanti della riflessione cristiana, ad esempio sui temi dell'affettività o i temi sempre richiamati della difesa della vita ed altri temi, quelli che noi chiamiamo i temi etici, hanno poca presa nell'opinione pubblica e senz'altro poca presa nei comportamenti. Allora io chiedo all'arcivescovo, ma l'arcivescovo di fronte a questo da che cosa è preoccupato? È preoccupato che la Chiesa stia perdendo il suo ruolo in alcuni ambiti? È contento che lo mantenga in altri? Pensa che la Chiesa in realtà debba valorizzare e difendere altri volti rispetto a quelli che ho descritto? Ma anzitutto direi che l'arcivescovo non è preoccupato, sembra di essere abbastanza sereno. Cerco di riflettere, questo sì, su queste cose che sono molto, molto serie e molto profonde. Mi viene da dire così, io credo che nel mondo di oggi e forse anche di domani, non soltanto è un bene, ma è auspicabile che laddove la Chiesa è chiamata a collaborare in mille modi per intervenire laddove ci sono delle povertà, laddove ci sono delle umiliazioni dell'umano, laddove ci sono forme di privazione della dignità delle donne e degli uomini, chiunque siano, non può che trovarsi in prima fila a collaborare. In nome esattamente di quel Vangelo di Gesù Cristo. C'è una bellissima sintesi di tutto il Vangelo, no? che Luca ci lascia negli Atti. Gesù passò sanando e beneficando tutti. Gesù passò su questa terra sanando e beneficando tutti. E non si può ricevere questo bene e questa sanità di Cristo senza in qualche modo decidere di vivere allo stesso modo, con una predilezione che è la predilezione che Gesù ha avuto per gli ultimi, qualunque sia questa ultimità o questa povertà. Dico questo perché oggi si tratta di vedere che non ci sono soltanto ultimità e povertà di tipo materiale, ma ci sono delle ultimità e povertà di tipo spirituale, di tipo psicologico. Pensate ai nostri ragazzi. Quanta fatica stanno facendo a vivere dentro questo mondo. Laddove la società civile, il comune, la regione, qualunque istituzione chiede alla Chiesa di collaborare su questo, mi verrebbe da dire che è normale che ci siamo in nome del Vangelo di Gesù Cristo. Mi spingerei un poco oltre, lo dico sottovoce, proprio molto sottovoce. Forse la società civile oggi si preoccupa anche di alcune di queste marginalità perché viene da secoli di cultura impregnata di cristianesimo. Ci riempiamo la bocca con i santi sociali, no? della Chiesa torinese. E che cosa sono stati i santi sociali della Chiesa torinese? Sono stati dei santi che hanno per primi promosso l'umano,
laddove la società del tempo non lo faceva. Poi questo patrimonio è diventato patrimonio delle nostre società, per fortuna, grazie a Dio. Se si tratta ancora di offrire delle integrazioni, ben venga. Tuttavia, ecco, non sono preoccupato, ma rimango pensoso, ecco, rispetto a un aspetto. Credo che dovremmo fare molto attenzione per rimanere la Chiesa di Gesù Cristo, oggi e domani, ad essere desti e vigili a non fare una pseudo-carità che è funzionale a un certo modello di società occidentale ipercapitalistica che fa arricchire sempre di più i più ricchi e crea strutturalmente dei poveri. Allora io credo che qui dentro ci vada una Chiesa che certamente aiuti i poveri perché ci sono, ma anche che sia intelligente o, lasciatemi dire questa parola, profetica, a non sostenere semplicemente un tipo di modello di società che dà per scontato che ci debbano essere degli scarti, come direbbe Papa Francesco, per mantenere lo status quo. Per mantenere lo status quo. Su questo credo che la Chiesa ha il diritto e il dovere di rimanere vigile e di impostare, potremmo dire, lasciatemi dire così, una politica caritativa, nel senso alto di politica, mi capite, no? Cioè, davvero una visione che sia capace, ecco, non soltanto di aiutare chi è in difficoltà, ma di lavorare, progettare una società più giusta, più equa, che permetta il più possibile che non ci siano, appunto, delle persone che strutturalmente, per il tipo di società che si vive, sono condannate alla marginalità e alla povertà. Questa è una lezione bellissima che, per esempio, si impara da una teologia che viene da distante, no? La teologia del latinoamericana, no? Io sono rimasto veramente inquietato una volta leggendo un testo di John Sobrino, Gesù Cristo Liberatore, che si chiedeva così, no? Dice, ma non è, diciamo, no, noi latinoamericani siamo molto cristiani, però siamo anche molto poveri. Quella domanda, leggendola, mi ha raggelato e continuo a farmi inquietare, no? Diceva, ma non è che noi siamo così poveri proprio perché siamo così cristiani? Terribile come domanda, eh? Cioè, non è che ci può essere una visione del cristianesimo che invece che, appunto, aiutarci a smascherare dei modelli che fanno sì che ci debbano essere dei poveri, mantiene una società di questo genere. Questa credo che è una lezione che anche noi oggi nel mondo globalizzato dobbiamo in qualche modo sentire. Però questo non è il tutto della nostra missione, anche della nostra presenza nella società, e hai ragione. Oggi siamo ascoltati su alcuni temi, siamo molto meno ascoltati su altri temi, quelli etici, etici, anche questi sono etici, ma diciamo così di altre espressioni di etica. Però io farei un'attenzione che mi sembra decisiva, pensando al presente visto, e anche al futuro della Chiesa, visto che il tema è anche un po' questo, no? Io credo che noi dovremmo fare una doppia attenzione sempre di più a offrire, potremmo dire, il nostro patrimonio, che è il patrimonio del Vangelo, per proporre, potremmo dire, la bellezza anche di una vita buona, che sia umanizzante a tutti i livelli, all'inizio della vita, alla fine della vita, negli handicap e via di seguito, nell'affettività. E la doppia attenzione è questa.
Primo, dovremo ritrovare tutti la consapevolezza che la nostra etica ha una radice, lasciatemi dire così, cristologica e teologica. Cioè, l'etica e la vita buona che noi concepiamo nasce dall'adesione a Gesù Cristo, il buono per eccellenza, e nasce dalla visione e dalla fede nel Dio che Gesù Cristo ci ha permesso di incontrare. Lo dico anche così per essere il più chiaro possibile. Non è che io debbo essere buono perché così merito qualche cosa, faccio qualche cosa, no? Debbo essere buono perché ho la consapevolezza che, essendo buono, sono più me stesso, e sono più me stesso perché sono più assimilato a Gesù Cristo. E in questo credo che dobbiamo fare attenzione, mi sembra, anche a recuperare un problema per le nostre chiese occidentali che è ancora più profondo, semplicemente, dell'impatto etico che abbiamo. Il problema del fatto che si percepisca o non si percepisca che noi siamo chiesa anzitutto perché ciò che è fondamentale per noi è Gesù Cristo ed è Dio. Ecco, se c'ho una preoccupazione, io questa ce l'ho davvero, per la Chiesa di oggi e di domani, qui in Occidente, anche in Italia, è questa. Non è di essere marginali, ma di essere marginali senza che si percepisca che la nostra marginalità è in nome di Dio. Questo mi preoccupa fortemente. Che io divenga marginale, ma perché credo in Dio, a dispetto di tutti, non mi fa problema. Mi preoccupa, mi inquieta molto, che possiamo diventare marginali senza che si percepisca che, potremmo dire, il nostro DNA è proprio questo. Gesù Cristo è Dio, da cui discende anche, poi dopo, un'etica. Spero di averlo espresso nella maniera più lucida possibile, però questo è un punto serio. E qualche volta, anche dialogando amichevolmente con Alberto, abbiamo avuto modo di esplicitarlo. Non è un caso che anche in questi mesi, per me, nella predicazione e negli incontri, c'è un focus chiaro, che è il focus che io sento per la mia vita, prima di tutto. Io non potrei fare, non potrei dirmi cristiano, non potrei certamente fare né il prete né il vescovo se non sentissi che Gesù Cristo è proprio il cuore della vita. Se questo mi estranea, pazienza. Ma mi estranea questo, non altro. Non altro. E tutto il resto è relativo, nel senso vero, cioè viene dopo, è in relazione a Lui. Questa è la prima cosa. La seconda è che dovremo sempre più metterci in un contesto, appunto, in cui non siamo la totalità, nell'ordine di idee, che quando noi proponiamo, a partire dal Vangelo, al mondo qualche valore etico, lo proponiamo sapendo di doverlo rendere ragionevole e bello anche per gli altri. Non più comandando, evidentemente, perché questo poteva funzionare in un'altra epoca, ma oggi non funziona. E in questo voi capite che allora essere cristiani in un mondo come quello di oggi e di domani richiede anche una finezza, potremmo dire, di preparazione, perché no, anche teologica, anche culturale, in modo da far, perché io non penso affatto ciò che una certa pseudocultura pensa di noi, che siamo dei deficienti o dei sottosviluppati mentali. Non è così, non è affatto così. Non è proprio così. Però a noi spetta il compito di mostrare che ciò che proponiamo per noi e per gli altri è qualcosa di convincente, di umanizzante, accettando il gioco del pluralismo, che è il gioco della modernità,
e della modernità avanzata. Grazie. Stanno cominciando ad arrivare le domande delle persone in chiesa, perché ci sono due persone che hanno i foglietti e le bibbie. E vedevo. Basta che voi facciate segno, vi viene consegnato il foglietto e la birra, potete scrivere la vostra domanda e arriva qua. Ma vorrei solo riprendere l'idea del Papa, che è stato citato più volte prima, perché tutti abbiamo capito, tutti respiriamo il fatto che questo Papa rappresenta, porta un vento di novità, tutti abbiamo questa idea, è un'idea emotiva che abbiamo, lo percepiamo. Abbiamo avuto questa sensazione fin dall'inizio, che ci fosse un cambiamento in atto. Ma ecco, oggi dovessimo dire quali sono le novità effettive che ha portato o sta portando questo Papa, cosa diremmo? Appunto, al di là della sensazione. Guarda, io proverei a rispondere con un'immagine che credo tutti abbiamo nella mente e nel cuore, l'immagine del suo ingresso in scena come Papa, no? Un po' di anni fa, in Piazza San Pietro. Perché lì io credo che, io ho avuto questa percezione, che il mio corpo percepisse qualcosa prima ancora della mia mente. Cioè, avevo percepito che c'era qualcosa di nuovo prima ancora di poterlo riflettere ed elaborare. Poi però, siccome appunto mi è stato dato di fare il teologo fino all'altro ieri, ho cercato di elaborare e quindi ho cercato di capire. Ma c'erano alcuni elementi significativi. Uso quell'immagine perché tutti ce l'abbiamo più o meno nella mente e probabilmente alcune cose ci ritornano subito lucide, no? Anzitutto si è presentato, no? Buonasera. E tu hai l'impressione di avere uno che, insomma, che è qui, no? O quello del piano accanto, nel pianerottolo, nel tuo palazzo, e certamente una persona, insomma, come te. Poi, se ci fate caso, si è presentato come il vescovo di Roma. Ha detto, adesso cominciamo un cammino, no? Il vescovo è la sua chiesa, il vescovo è il popolo, no? E poi ha detto, il vescovo di Roma che ha il compito di presiedere nella carità, no? Le chiese. E poi ha detto che di essere un papa che viene dalla fine del mondo. Ecco, secondo me, uso questa immagine che mi è venuta adesso mentre mi facevi la domanda, perché in questa immagine, a mio parere, c'è tutta la novità e anche tutta la continuità con il magistero precedente. Guardando il suo magistero e il suo modo di porsi, a me viene da dire che non si farebbe un bel servizio a Papa Francesco se si dicesse che rappresenta una rottura con Benedetto, con Giovanni Paolo II, in ogni caso con la Chiesa in cui lui stesso è cresciuto. Ma credo che non si farebbe allo stesso modo un servizio a Papa Francesco, al suo magistero, se si dicesse al contrario che è tutto semplicemente uguale. Perché ho usato quella immagine? Perché in quell'immagine c'erano alcuni elementi teologici interessanti che ci fanno percepire la continuità e nello stesso tempo la novità. Chiamandosi il vescovo della Chiesa di Roma che presiede nella carità, io credo che ha mostrato chiarissimamente di avere in mente la svolta teologica che si è sedimentata nel Concilio Vaticano II. Così come ponendosi con questa familiarità, come uno che ha un compito suo, chiaro, unico, singolare, ma in mezzo a degli altri fratelli con cui vuole avere un rapporto di fraternità, ha chiesto addirittura il silenzio, la benedizione.
Mi pare che abbia mostrato di recepire uno degli elementi di svolta del Concilio Vaticano II, dove si dice appunto no, il ministero, anche quello del Papa, è un ministero a servizio della Chiesa. E la Chiesa è fatta da tutti i cristiani che hanno la stessa dignità dei figli di Dio, poi ciascuno svolge, potremmo dire, dei compiti diversi, ha dei ruoli diversi, ma siamo tutti figli di Dio. Da questo punto di vista mi verrebbe da dire, allora, lui da una parte esprime una novità perché recepisce e richiama alla Chiesa di oggi la novità del Concilio Vaticano II a distanza di 60 anni e lo fa, ecco perché ho citato anche questo un Papa venuto dalla fine del mondo, lo fa anche essendo figlio di quella recezione del Concilio Vaticano II e della teologia che l'ha preparato, avvenuta in America Latina e non più nel continente, nel vecchio continente europeo. E adesso non abbiamo il tempo, ma non è anche questa la sede, leggendo un po' i suoi documenti è interessante che per esempio quella che è la cosiddetta teologia del popolo, che è la versione argentina della cosiddetta teologia della liberazione, chiaramente ha informato un poco il suo pensiero e dunque informa oggi il suo modo di essere Papa, no? Alcuni teologi di quella teologia, lui li cita anche espressamente, per esempio Scannone, che è stato anche suo professore, gesuita anche lui, per esempio Lucio Guerra, che poi è un italo-argentino, insomma, tanto per citare qualcuno, così sembra che facciamo anche una cosa veramente seria, dei teologi che per noi erano meno conosciuti, ma sono appunto appartenenti a questa cosiddetta teologia del popolo sudamericana, che ha avuto una recezione lì, in un mondo diverso, del Vaticano II, e lui oggi ce la riporta nella Chiesa tutta. Dunque, direi, è in una continuità, ma anche in una discontinuità, e quindi possiamo percepire emotivamente che c'è qualcosa di nuovo, ma faremmo male a farci guidare da un'emozione che ci fa dire è tutto nuovo e non c'è più niente di continuo con quello che c'è stato prima.